Becker, deposizione di Moreno Bucciantini e di Ivo Rebari, chiediamo l'assoluzione di entrambi perché il fatto non sussiste. Mentre per il ingegner Gallini chiediamo l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per Gentile noi chiediamo una pena complessiva finale di anni 8, mesi 4 di reclusione con reato più grave, punto, quello di dell'articolo 430 secondo comma, e poi depositeremo magari le richieste in modo che evito di leggerle tutte quante capo per capo, con aumenti della continuazione in relazione alle ulteriori imputazioni di 437, 589 e 590. Per Debruto Umberto chiediamo ugualmente una pena finale di anni 8, mesi 4 di reclusione con un calcolo che è praticamente identico a quello di Maurizio Gentile. Per Vincenzo Macello la pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione, così anche per Guerini anni 6 e mesi 10 di reclusione, stessa pena che richiediamo per Albanese anni 6 e mesi 10 di reclusione. Per RFI chiediamo infine una condanna a 900.000 euro di 900.000 euro tenuto conto di un valore della quota di 750 euro e sì, di 750 euro per 1200 quote. Insomma, non riteniamo che questo sia un fatto occasionale, ma altrimenti e che sia legato a disattenzione, a colpa di alcune, diciamo, pedine più in basso della manutenzione, ma sia un fatto riconducibile alla colpa che arriva, ce ne rendiamo conto ovviamente, fino all'amministratore delegato.